Buonasera e bentrovati al Caffè dello Sport, puntata quanto mai ricca. In primis, la Triestina è stata veramente venduta da Pontrelli? Questo è l'interrogativo di oggi in città, nei caffè sportivi, nei bar, perché in tanti si interrogano se veramente questa trattativa è andata a buon fine e soprattutto chi è l'acquirente, perché al momento nessuno sa niente, qualcuno vocifera, dice che sia Setten, ma non ci sono conferme. Sentiremo anche il sindaco Cosolini su questo, mentre la squadra di Pontrelli purtroppo continua a perdere 2-1 contro il Giorgione. Sul fronte invece basket, pallanuoto e pallamano, solo buone notizie, solo vittorie. La Pallacanestro Trieste ha vinto per la quarta volta di fila in casa con una partitona di Pecile Parks e con un Pipitone che ha dato finalmente una prova convincente sotto canestro. Bene la pallamano che ha vinto contro le Panne, sale a 14 punti in classifica, benissimo anche la Pallanuoto Trieste che ha battuto la Visnova Roma e quindi ha conquistato dei punti importantissimi per la salvezza. Poi non sarà sport diciamo al massimo livello, a parte alcuni personaggi che poi vi presenteremo, ma parleremo anche della partita benefica Tele 4 and Friends contro politici nostrani. È stata una bella iniziativa per raccogliere fondi per la spesa sospesa ideata dal centro servizi volontariato e grazie a questa partita 8 famiglie triestine verranno aiutate per la spesa ed è insomma una piccola soddisfazione per tutti coloro i quali hanno partecipato a questa iniziativa. Gli ospiti della serata, come sempre, Mago Di Mauro che è con noi ed è anche il mister di Tele 4 and Friends. Ciao Mago. Ciao, ho salvato la panchina. Hai salvato la panchina. Accanto a me è un piacere avere con noi Mauro Milanese che ha anche giocato con la nostra formazione e tutti lo ricordano in Triestina con la maglia dell'Inter, dirigente del Varese. Insomma, una bella carriera anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo, le hai riportate in campo l'altro giorno per noi. Ciao Mauro. Buonasera a tutti. Accanto a lui c'è Emiliano Edera, consigliere regionale dei cittadini, ma soprattutto capitano dei politici che insomma hanno comunque fatto il meglio che potevano contro di noi. Ciao Emiliano. Ciao, buonasera a tutti. Troppo facile vincere con Mauro Milanese in campo. Vabbè, insomma, noi ci siamo attrezzati. Matteo Praticò, vice allenatore della Pallacanestro Trieste, quanto mai sorridente perché insomma un'altra bella vittoria. Ciao Matteo. Buonasera, ciao. Come sempre c'è il mio compagno di avventura, Bernardo Gullotta, ovviamente anche lui in campo sabato. Ciao Bernardo. Ciao. C'è la nostra Martina invece per lo spazio del caffè, grazie per essere con noi come sempre. Allora, iniziamo dal tema di giornata. La Triestina è stata veramente venduta? Prova a rispondere a questo interrogativo il servizio di Bernardo. Una domenica sportiva che anche questa settimana fa passare in secondo piano il risultato sul campo. E poco importa, visto che i ragazzi dell'Unione Triestina 2012 ieri hanno rimediato una sconfitta in casa contro il Giorgione. In vantaggio i locali con Catalano, i veneti nella ripresa capovolgono la gara con le reti di Bertolle e Cedron. Ma far clamore nella grigia domenica di novembre sono le dichiarazioni del presidente Pontrelli, che a fine gara ha annunciato di aver praticamente chiuso per la cessione del club, spiegando che è stato già siglato un preliminare con un personaggio che ha già lavorato nel mondo del calcio. Mercoledì, le parole di Pontrelli, ci sarà una conferenza stampa nella quale verrà chiarito tutto, in particolare l'identikit del nuovo acquirente che dalle prime parole dell'attuale proprietà sarebbe un imprenditore unico e non appartenente ad una cordata. Inoltre si tratterebbe di un personaggio noto nel mondo del calcio e che ha già vinto anche diversi campionati. Balza in mente dunque quella trattativa romana di cui aveva parlato Pontrelli qualche settimana fa, discorso però subito smentito e smontato trattandosi di fatto di un piccolo depistaggio. Ma non appena verrà svelata l'identità del nuovo compratore, i quesiti non finiranno di certo qui, perché le domande saranno tante, sia a lui che a Pontrelli. I discorsi sono strettamente legati alla situazione finanziaria e debitoria, al concordato, ai progetti del club, alla gestione ordinaria, all'allenatore, alla rosa, all'organigramma, allo stadio Rocco, alla tifoseria e chi più ne ha più ne metta. Non rimane dunque che tenersi le domande in tasca ed aspettare mercoledì, se i tempi verranno rispettati, per conoscere qualcosa di più su questo ennesimo passaggio di mano di una Triestina o Unione 2012 che dir si voglia, che negli ultimi anni ormai ha fatto notizia quasi esclusivamente per situazioni che poco hanno a che fare col pallone. Allora, tanti interrogativi lanciati da Bernardo, iniziamo da Milanese, che è una di quelle persone che si sono avvicinate alla Triestina perché aveva intenzioni serie, ha parlato con Pontrelli, ha parlato anche con il sindaco. Che idea ti sei fatto, Mauro, di questa situazione, di questa vendita
che lascia tutti un po', come dire, stupiti, perché si dice sia stata venduta, ma non si sa assolutamente nulla. Insomma, tanto forse il pensiero che veramente sia stata venduta a qualche imprenditore bravo che abbia intenzioni serie, che abbia intenzione di pagare i debiti, abbia un progetto lungo che magari non duri come altri presidenti, giusto il tempo di quel poco tempo necessario poi a fare un po' arrabbiare la gente, poi invece a avere pochi risultati sul campo. Quindi l'augurio che chi arrivi sia un presidente serio, bravo, con idee chiare e anche solido economicamente, che poi è questo che dà il futuro alla Triestina. Io inizialmente fatta trattativa veramente seria questa estate, prima con il signor Gianni Palladini, che era il mio presidente del Quispa Ranger a Londra, dove ho giocato 2 anni, che era venuto per rogitare, quindi non c'erano né milanterie né storie. Però presumo che ad agosto di quei tempi il presidente credeva avere una squadra forte, che potesse vincere il campionato, che poteva aver scelto le persone giuste, quindi secondo me non aveva intenzione di vendere. Successivamente, poi, quando mio cugino dall'Australia, che però è nato a Trieste come me, si è interessato alla cosa, ho visto comunque una grossa resistenza a mostrare le cose, a mostrare il bilancio, a mostrare le cose che uno normalmente mostra quando vuol vendere, a dire chiaramente il prezzo senza cambiarlo, quindi a cambiare tantissime volte le cose, cosa che ha scoraggiato un po' non solo me, ma un po' tutti quelli che ci sono avvicinati. Quindi l'augurio che la speranza che magari sia venduta, abbia venduto una persona seria che faccia il bene di Trieste e della Triestina. Ecco, Edera, è credibile questa situazione secondo te? Perché, come dire, pare non ne sappia niente nemmeno il sindaco, insomma, prima di comprare una società che ha anche un contratto con lo stadio, eccetera. Tu eri assessore allo sport del Comune di Trieste prima di passare in consiglio regionale. La cosa suona abbastanza strana. Sentiremo tra l'altro anche il sindaco Pusolini. Ma io credo che la situazione sia strana obiettivamente, perché anche in base alla mia esperienza, visto quello che ho potuto comprendere delle problematiche che ci sono in momenti come questi nel 2012, io credo che insomma, non si sa chi possa essere questo acquirente, se ci sono delle voci, ma insomma non si qualcuno sa quanto ha fatto il nome di Setten, che insomma è un personaggio con tanti punti di domanda diciamo dopo il cognome. Ecco, io non posso entrare nel merito delle cose perché obiettivamente non conosco, io non ho mai avuto neanche tanti contatti con Pontrelli, l'ho conosciuto una volta, insomma non lo conosco bene. Io condivido le parole di Mauro Milanese, che so che ha lavorato a lungo da quest'estate per costruire qualcosa. Cioè, la speranza che tutti i tifosi veri hanno è quella che finalmente arrivi, insomma, qualcuno di serio, qualcuno di solido che possa portare avanti le sorti di questa squadra. Perché io faccio un passaggio sui tifosi, ma perché mi sento prima di tutto tifoso, ho fatto tantissime trasferte, sono andato a Dronero, dappertutto, ecco. Cioè, credo che questa città si meriti tanto e che ci sia bisogno di persone serie. Attualmente la situazione è troppo nebulosa. Mago, che idea ti sei fatto leggendo queste notizie, insomma, e poi con l'esperienza di quello che è successo in questi ultimi anni e in questa gestione? Naturalmente la speranza non può che essere quella di Mauro Milanese, che giustamente dice: speriamo che invece sia tutto vero, ci sia una persona seria, però insomma, perché il tribunale, come dire, ovviamente non è stato contattato, il sindaco non sa nulla, perché? Ma io potrei dire idem come Mauro e Emiliano. Quello che si sa, parlavano di un Setten, e lui diceva che è un personaggio che ha vinto tanti campionati. Setten ha vinto tante sfasature, ha rovinato il Pordenone, anche il Treviso, li ha fatti sparire dal mondo del calcio, se è Setten. Però non mi fido, perché questo signore è sempre col sorriso sulle labbra, sembra che prenda per il culo tutta la gente, tifosi, sportivi, giornalisti e tutti quanti. Io non ci credo. Bernardo, mentre chiedo alla regia anche se è possibile di chiamare già il sindaco Pusolini per un collegamento telefonico. Oggi sei andato a caccia di notizie, ma come dire, come altri colleghi, come dire, siamo rimasti a bocca asciutta. Sì, come hanno scritto i colleghi della carta stampata, City Sport, in primis con Roberto Urizio, che ha seguito la vicenda, il presidente Pontrelli alla fine della partita
contro Giorgione, non ha dato altri dettagli riguardo a questo fantomatico acquirente, cui chiusura della trattativa è praticamente cosa fatta. Si tratta dunque di un personaggio, come sentito anche nel servizio, noto già nel mondo del calcio, con una disponibilità solida. Si tratta di un imprenditore unico, non di una cordata, quindi una serie di imprenditori che si sono messi d'accordo per l'acquisizione della società. Mercoledì, così questa è stata la deadline fornita dal presidente, mercoledì ci saranno dei chiarimenti riguardo a questa persona e poi tutte le altre domande che chiaramente vengono a ruota, vengono subito in seguito a tutto ciò che riguarda il mondo triestina. Non ci sono stati altri dettagli. Quello che ha detto Pontarelli è: questa è la mia ultima partita da presidente, noi prendiamo questa come tale. E vabbè, vedremo cosa succederà. In attesa di capire se dalla regia siamo riusciti a contattare il sindaco, ce l'abbiamo. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e ai telespettatori. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito telefonico. Le chiediamo se almeno lei ne sa qualcosa di questa trattativa di Pontarelli, no? Perché lei la scorsa settimana ha chiaramente detto, insomma, invitato a trovare una soluzione a questa vicenda, ha invitato il presidente a mettere a disposizione le quote. Pare si vada verso un rogito, ma nessuno sembra sapere con chi. Allora, io attendo, mi è stato preannunciato per mercoledì un incontro chiarificatore, io attendo l'incontro chiarificatore, augurandomi che questa sia una svolta e quindi non uno dei tanti preannunci che poi non hanno avuto seguito, ma augurandomi che questa sia una svolta per il bene di tutti, per il bene della città, per il bene della Triestina, per il bene dei tifosi e direi anche per il bene di Pontarelli, che ormai insomma penso possa aver capito che non ha più senso un accanimento su questa vicenda. Mi auguro che mercoledì mi venga presentata una svolta. Bernardo, su che... Sindaco, se veramente ha chiuso la trattativa con questo ignoto imprenditore, come mai ha rifiutato tutti i discorsi legati agli altri possibili acquirenti? Le ha detto mai niente il presidente Pontarelli a lei? Ma guardi, come evidente a tutti, nei mesi di maggio e giugno, quando gli sono state presentate delle possibilità e qualcuna gliel'ho presentata anch'io, lui ha ribadito la volontà di voler andare avanti. E come è noto, non c'è nulla e nessuno in una situazione normale che possa forzare la proprietà di una società a vendere suo malgrado contro la propria volontà. Talvolta Pontarelli ha dato la sua opinione sui potenziali acquirenti di inaffidabilità, poi evidentemente non sta a me giudicare chi fosse inaffidabile e chi non lo fosse. Nel corso degli ultimi colloqui io sono stato molto fermo nel dirgli che a mio avviso, ma ad avviso del senso comune della città, questo ciclo era definitivamente chiuso. Ora io mi auguro che la soluzione che mi verrà presentata mercoledì, mi auguro che mi venga presentata una soluzione, sia una soluzione che porti quella affidabilità e quella serenità di cui abbiamo bisogno e alla quale credo abbiamo diritto. Sindaco, volevo chiedere una cosa, siccome lei ha incontrato diversi altri, diciamo così, imprenditori, persone interessate, anche Mauro Milanese che è qui con noi in studio, no? Non vorrei che succedesse questo, che mi prendo le responsabilità di quello che dico, che magari si tratti dell'ennesimo bluff e dopo magari altre persone interessate magari si facciano indietro e perdiamo capo e cavoli. Guardi, questa è la ragione per cui è la cosa che ho detto anche a Milanese, ci siamo conosciuti, mi ha raccontato anche un po' le puntate precedenti e io ovviamente invito tutti quanti a riflettere e a pazientare un paio di giorni, nel senso che dobbiamo avere fatti certi davanti e solo in base a fatti certi si può conseguentemente decidere cosa fare. Bene, ancora un'ultima domanda, poi lasciamo libero. Prego. Bernardo. È arrivata una domanda attraverso i social, quindi Francesco chiede: ma perché il sindaco non ha mosso un dito riguardo a Rocco? Lei comunque ci ha spiegato, almeno noi, e dopo anche attraverso i servizi andati in onda. Molto semplicemente. Allora, innanzitutto
Innanzitutto perché a parere degli uffici che poi hanno il compito di, diciamo così, garantire gli atti contrattuali, le inadempienze che pur ci sono state non erano tali dal portare immediatamente una risoluzione. In secondo luogo, perché siccome speriamo arriva la svolta, noi almeno avremo consegnato alla nuova proprietà una società che è in campo e che sta disputando una serie D dalla quale si può ripartire. Se noi toglievamo il campo un mese o due mesi fa alla Triestina, il campionato non esisterà più. Certo, certo. Sindaco, grazie per il suo intervento e, grazie, insomma, e buon attendiamo buone nuove. Serata. Grazie, speriamo, grazie. Lo speriamo tutti, arrivederci. Grazie, grazie sindaco. Grazie, l'ultima battuta sul Foro di Triestina. Mauro, ma allora attendi ancora un paio di giorni anche tu, oppure a questo punto, insomma, la misura culma, tra virgolette, perché insomma, dopo questo annuncio, insomma, uno anche inizia a pensare ad altro, giustamente. Ma io credo che le trattative, quelle vincenti, poi sono quelle veloci. Se questa sarà un'acquisizione, la vedremo subito nei prossimi giorni, sarà veloce. Poi quando le cose vanno avanti diventano logoroiche, quindi domani riparto per Milano, non ha senso neanche rimanersi, lui ha venduto, è venerdì Rogita, quindi non... chiaro che poi uno può monitorare la situazione, se sarà vera andrà in porto, però insomma non è neanche... mai c'è neanche più nessun tempo e nessun tentativo da fare. Probabilmente questa società lui la conosce, avrà dato garanzie diverse, avrà mostrato più cose, non so, avrà comprato un po' con le conoscenze che avevamo tutti noi, quindi avrà rischiato più degli altri o sarà magari più ricca degli altri e avrà maniera poi di dimostrarlo nel prossimo futuro. Quindi per me, insomma, attendiamo intanto che ci sia veramente Rogito e poi sapremo chi è la società e si può chiedere direttamente anche a chi detiene poi il 100% delle azioni come è andata in porto, come mai ha fatto questa decisione e da che Conti ha scelto di prendere Triestina un'altra società. Un flash del mago e andiamo al basket. Una precisazione, il fantasma compratore che potrebbe comprare la Triestina si deve accogliare il debito, ma deve anche rifare la squadra, perché questa squadra della Triestina purtroppo c'ha 11 giocatori. Certo, va detto che insomma effettivamente ormai i giocatori più importanti se ne sono andati, non c'è nemmeno un allenatore, quindi insomma. Vabbè, passiamo al basket, passiamo alle buone notizie, la gara con Ferrara, torniamo alle emozioni del Pallarubini. L'aria di casa è un tocca sana per la Pallacanestro Trieste, tanto che verrebbe da consigliare al coaching staff di imbottigliare una bella dose di ossigeno del Pallarubini, mixato con il calore del pubblico biancorosso e farlo respirare ai ragazzi prima di ogni match in trasferta. I ragazzi del Masson tra le mura amiche sono effettivamente un'altra cosa e la vittoria con Ferrara lo spiega in modo lampante. Non solo per le prestazioni dei leader emotivi, Pecile e Parks, e per il partitone dell'ex Pipitone, ma soprattutto per quella capacità di reagire ai momenti difficili, leggi il parziale subito nel terzo quarto e riagguantare saldamente il controllo della partita. L'avversario peraltro era quanto mai tosto, sia fisicamente che tecnicamente. Bisognava controllare il talento di Berkic in post basso, che viaggia in doppia doppia costante, contenere la fisicità degli americani Rush e Anderson e il tiro mortifero di una vecchia conoscenza come Ryan Bucci. Trieste lo ha fatto al meglio nelle prime due frazioni, approfittando di un Pecile offensivamente incontenibile, 18 punti a metà gara sui 26 complessivi, con una giornata al tiro dalla lunga distanza da ricordare. L'ex ferrarese Pipitone è la grande sorpresa di giornata, concreto in attacco e concentrato in difesa, e il suo contributo assieme alle triple di Bossi, convincente in attacco anche se ancora rivedibile nella gestione, a far credere ad una partita già in ghiaccio a metà del terzo quarto. Poi però Ferrara cambia marcia, Rush, Bucci, Lestini e Anderson divorano punto dopo punto le 16 lunghezze di vantaggio dei triestini, andando sul più uno con Losi all'inizio dell'ultimo quarto. La poca lucidità di Trieste però è solo passeggera. Parks sale in cattedra sotto i tabelloni, 11 rimbalzi alla fine, Pipitone prosegue con la giornata di grazia, eppure Zakariev entra in partita nel momento più difficile. Ne segue un parziale di 15-0 che chiude definitivamente il match. All'orizzonte ora la partita più difficile ed entusiasmante dell'anno. Domenica derby con Treviso al Palaverde. Una capatina del pubblico nostrano non ci starebbe male.
Eh sì, non ci starebbe veramente male un bel supporto del pubblico triestino in trasferta domenica prossima a Treviso, la partita di cartello. Ma partiamo con quella che è stata la prova di ieri. Praticò quarta vittoria consecutiva in casa per una Trieste che al Palatruvi Rubini trova delle energie straordinarie. Un'altra bella partita, un momento difficile risolto, però con la capacità, diciamo così, di reagire anche ai parziali avversari. Sì, il fattore campo adesso comincia a essere importante per noi, perché probabilmente abbiamo preso consapevolezza che in casa abbiamo la forza di reagire anche in momenti difficili. Era successo con Matera la scorsa settimana, è successo ieri. E è vero anche che questi vuoti che abbiamo ogni tanto ci portano a perdere dei punti, a perdere ritmo, a perdere brillantezza nel gioco che abbiamo espresso fino a quel momento. E mentre in casa siamo riusciti, per adesso sempre, a parte Verona, a portarla a casa, adesso dobbiamo provare a avere questa reazione in trasferta. Ecco, Matteo, ieri è stata una partita importante anche perché ci sono stati nuovi protagonisti, diciamo così, a livello realizzativo ma anche in difesa, da Pipitone che ha fatto una partita super, a Bossi che il coach, dopo lo sentiremo, dice forse non ha gestito benissimo in certi momenti ma ha dato grande contributo in attacco, oltre a Pecile e Parks che io ho detto sono un po' i leader emotivi della squadra. Sì, parto da Stefano perché secondo me è quello che ha cominciato la partita bene, e un cambio di difesa loro lo ha messo un po' in difficoltà nella gestione proprio del gioco, nel farci giocare, mentre nei primi due quarti era stato molto bravo anche a far giocare gli altri, e infatti i 18 punti di Andrea non erano solo frutto della bravura di Andrea, ovviamente, che deve buttarla dentro lui, ma Stefano che chiamava il gioco giusto nel momento giusto e faceva le scelte giuste in attacco, e poi nel terzo quarto lui è un po' calato da questo punto di vista, forse un calo, diciamo, fisico, un po' anche di rilassatezza, magari quando si è andato più 16 il cambio di difesa lo ha un po' tramortito, tra virgolette. Mm-hmm. Dai. E Pipitone, sai, io lo vedo sempre in allenamento, quindi è un po' come l'altro anno chi mi diceva che Grayson non era adatto alla squadra. Ci sono era un fenomeno. Cioè proprio sì, lui ha mancato di personalità ed è stato il suo errore più grande. Parlo di Isaiah dell'altro anno. Vincenzo invece deve fare esperienza, perché la primo campionato, anche a livello giovanile, non giocava titolare perché era dietro a Candussi a Venezia, è il primo campionato dove parte titolare, quindi capite bene che uno che passa da 10 minuti a dover provare a giocare 25-27 minuti cambia tanto, e infatti certo. Le prime partite ha giocato i minuti che ha giocato tutto l'anno scorso, quindi giocava 8-7-10 minuti perché faceva i falli, e adesso sta prendendo anche lui le misure di essere di avere un altro ruolo all'interno di una squadra. Emiliano, Edera, frequentatore quanto mai assiduo del Pala Rubini o Pala Trieste, che dir si voglia, ti piace la squadra di quest'anno? Sì, mi piace molto perché ho visto un grande collettivo. Forse l'anno scorso c'erano 7-8 giocatori che ruotavano e poi gli altri un po' meno. Quest'anno ho visto che ci sono 10 giocatori in campo. Ho visto Matteo, insomma, da vice allenatore li conosce bene, ma per esempio un giocatore come Canavesi, che ha un'esperienza, una tecnica, ha una mano morbida, cioè è uno che quando entra fa la differenza. Sono convinto che quando Lanti tornerà da questa allergia che sì. ha, rivedremo un po' anche quella pallacanestro che abbiamo visto nelle due partite con Imola e Bologna, con tutti i 10 giocatori che ruotavano, quindi maggiori possibilità. È stato criticato ultimamente il bulgaro Zakharyev, io ricordo che in un primo quarto ha fatto 15 punti, secondo me bisogna dare fiducia a questo ragazzo che ha del talento, ma evidentemente anche lui ha un po' bisogno di ambientarsi. Ma quello che secondo me è la grande qualità di questa squadra, e bisogna dare atto, insomma, a tutto lo staff, perché quello che stanno facendo da anni a Trieste, dal Massone praticò per il nostro basket, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Cioè, sono convinto che andando avanti così le possibilità di fare un buon campionato
ci sono, manca quell'energia in trasferta, ma secondo me è come un po' dopo la prima partita persa di oltre 20 punti in casa, che la squadra si è sbloccata in casa. Secondo me dopo la prima partita vinta in trasferta si sbloccherà anche in trasferta, ma siamo fiduciosi. Ancora un flash con Pratico, perché Edera praticamente da conoscitore della squadra mi ha dato tutti gli assist giusti, dopo andiamo alle domande da casa. Pratico, Canavesi, 3 canestri ieri, uno più difficile dell'altro, tiro da 3 punti, un tiro rovesciato e un tiro in post basso contro Berkic. C'è uno che si alza dalla panchina, raramente fa cose di questa qualità in campo, ha stupito un po' tutti. E poi invece dall'altro fronte Cristo Zakariev ha fatto benissimo in alcune partite, insomma bisogna dargli tempo. Sì, Matteo, lui è un giocatore di qualità assoluta, noi averlo pescato nella fine praticamente dell'estate è stata una bella presa, perché è un giocatore esperto, anche se comunque ha quasi 30 anni, 29, però è un giocatore esperto che ha giocato in Serie A. È stato sfortunato con gli infortuni che magari gli hanno portato via un po' di atletismo e di verticalità. Però la mano è sopraffina. Mano incredibile, visione di gioco da playmaker e soprattutto quando lui è concentrato, riesce a giocare la sua pallacanestro, ci dà una qualità che, avendo un lungo così, ti alza proprio il livello di tutta la squadra. Cristo è un momento un po' difficile, però secondo me lui ha il talento e ha le possibilità, perché è un giocatore secondo me perfetto per questa squadra, perché non è un mangiapalloni, non è uno che si intestardisce a prendere la palla e di faccio io adesso, anzi sa il suo momento di difficoltà e sa chi in quel momento può dare una mano. E ieri, ad esempio, non ha giocato bene, però ha fatto un recupero, me lo ricordo benissimo, eravamo sopra di 2 forse, in un momento in cui loro stavano facendo canestro, una palla dentro che se lui non andava su quella palla era una schiacciata, e ha preso la palla, è andato in contropiede e ha fatto canestro. Ecco, secondo me se lui riesce a mettere insieme tante di queste giocate, sicuramente cambia la sua stagione e la nostra stagione. Bernardo, se non sbaglio, tifosi scatenati da casa con le domande, vai. Allora, già che parliamo di basket, faccio le prima le domande sul basket, poi passiamo al calcio. Matteo, chi ti ha sorpreso di più fra i nuovi arrivi? Questa è la domanda Federico. Ma allora, Jordan sicuramente, io l'ho visto tanto quest'estate, miliardi di video, è stata una sorpresa più che a livello tecnico, a livello umano e a livello di proprio di persona, perché è un ragazzo di 20 anni, del 94, è stato proprio una sorpresa positiva, perché non è il classico americano che viene qua e deve spiegare la pallacanestro, ma è uno che vuole imparare e credo si stia vedendo partita dopo partita e ogni giorno ci dimostra e diventa sempre più bravo, fa sempre una cosa nuova. E questo secondo me ha dei margini di crescita, sì, incredibili. Il fatto che abbia firmato per 2 anni per noi è stato un bel colpo, secondo me. E dovremmo lavorare, secondo me, per farlo diventare un grande giocatore a livello europeo, forse cambiargli ruolo il prossimo anno, ma questo è un discorso che va più avanti ed è una mia idea. Quindi da 3 sostanzialmente sarebbe una bella cosa, certo. Ma soprattutto per lui. Magari all'inizio, io già fantastico, però a me piace. No, hai ragione. Io il prossimo anno lo vedrei da 3 e ovviamente sarebbe un lavoro gigantesco, perché andresti a mettere un giocatore che non ha mai giocato da 3, però lui secondo me ha le capacità tecniche, fisiche, vabbè, si vede in campo, ma soprattutto morali per cambiare e per diventare un giocatore di livello assoluto. Bella questa diciamo dissertazione anche tecnica che spesso magari sfugge nei nostri caffè. Emiliano, ti vedevo esaltato da queste parole del nostro coach. Beh, io sono tifoso, per cui insomma ho visto anch'io questa evoluzione. Naturalmente io non sono un tecnico come Matteo, però è evidente che è un giocatore che ha un potenziale enorme. Poi di queste doti morali noi tifosi dall'esterno non possiamo probabilmente capire al 100%, però se chi vive la palestra ogni giorno le vede è un segnale importante. Tra l'altro io lo dico qua,
Approfitto della situazione per dire che a me piaceva anche Grayson, che secondo me ha peccato di emotività, come dicevi tu. Allora, ci ha raggiunto in studio Daniel Podgornik, difensore della Pallanuoto Trieste. Ciao Daniel, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, partiamo subito per mettere a suo agio con il servizio sulla vittoria contro Roma. Una bella vittoria, una bella partita e soprattutto punti fondamentali per la salvezza in una A1 che è quanto mai combattuta. Sentiamo. Una prestazione di grande cuore e coraggio, la Pallanuoto Trieste si impone di misura 6-5 il finale con la Visnova, incamerando punti importantissimi in chiave salvezza. La squadra di Piccardo ha sfoderato una prestazione di notevole spessore nonostante i tanti problemi della vigilia, compreso un infortunio al centroboa croato Popovic, che comunque non si è risparmiato, lottando come tutti i compagni su ogni pallone. Si tratta senza dubbio di un successo che vale doppio perché ottenuto al cospetto di una squadra forte e organizzata come Roma, adesso appaiata in classifica agli alabardati a quota 9 punti. Sfida emozionante anche se dominata dalle difese. Sono gli ospiti a sbloccare per primo il risultato dopo 2 minuti grazie al centroboa Mandolini. Passano 40 secondi e Petronio finalizza l'1-1 in situazione di superiorità numerica. Nel secondo periodo la Pallanuoto Trieste prova a scappare. Il solito Petronio fulmina Bonito con un gran diagonale. Poi Rocchi chiude una straordinaria controfuga solitaria per il 3-1. Trieste sperpera in superiorità numerica una ghiotta occasione per il più 3 e la Visnova non perdona. Carchiolo e il brasiliano Crivella trovano le reti del pareggio. Il quarto sudamericano in vasca, Oneto Gomez, centra addirittura il vantaggio in superiorità numerica. Parziale di 0-3 e situazione ribaltata sul 3-4 di metà gara. Roma allunga ancora grazie a Mandolini che gela la Bianchi con un perfetto movimento dalla posizione di centroboa. Sotto di 2 gol Trieste potrebbe sbandare ma invece reagisce di squadra. Grummi accorcia le distanze con una botta sotto la traversa. Il pareggio lo firma Capitan Giorgi grazie a una precisa bordata mancina e il sorpasso arriva a 2 minuti dalla fine del tempo ad opera di Berlanga, che raccoglie un pallone vagante in situazione ancora di vantaggio numerico e deposita in rete il decisivo 6-5. Bellissima vittoria quindi dei ragazzi di Piccardo. Daniel, una bella crescita, punti importanti e soprattutto anche alla Bianchi la soddisfazione, no, di conquistare la vittoria davanti a un pubblico che è quasi sempre attorno alle 1000 unità. Certo, siamo una delle realtà italiane con più pubblico e di questo ne andiamo veramente fieri e ringraziamo appunto tutto il pubblico che ci viene ogni sabato a vedere, che per noi è assolutamente fondamentale. Abbiamo fatto questi 3 punti contro una diretta concorrente che sono sicuramente fondamentali. Abbiamo giocato bene e siamo contenti di questo risultato. Come dice giustamente l'SMS, sei un po' il futuro di questa Pallanuoto Trieste, no? Perché sei giovanissimo, ma insomma hai già tante presenze con la Pallanuoto Trieste. Quest'anno chiaramente la cosa difficile è fare il salto a questo livello, perché abbiamo visto veramente un'altra Pallanuoto. Beh certo, il salto è grande, lo sapevamo, ci siamo preparati. Diciamo che dalla 2 alla 1 c'è un mondo completamente diverso, i ritmi di gioco sono molto più alti, i giocatori hanno ovviamente molta più tecnica, andiamo incontro squadre come il prossimo sabato col Brescia che ha delle qualità enormi, dovremo abituarci prima possibile a questi ritmi e io personalmente vedrò di fare il massimo che posso. Certo. Matteo Prodicò mi ha confessato che ci aveva provato anche lui con la Pallanuoto. Avevo fatto un allenamento quando avevo 8 anni perché c'era un mio compagno di mini basket che faceva Pallanuoto e mi ha detto dai prova a venire. Sono stato 10 minuti e sono scappato perché era veramente una cosa, no, non riuscivo a capire dov'ero. E allora ho continuato con la pallacanestro, meglio. Vabbè, allora Bernardo, mentre ti giro il discorso Pallanuoto, chiedo a Martina invece di mettersi all'opera per il momento del caffè tra poco. Vai Bernardo. Andrea domanda, fatto salvo che si prova sempre a vincere, quali scontri sono i più proibitivi? Per Podgornik? Sì. Ah, okay. Allora diciamo che in questo girone d'andata le prossime 3 partite saranno difficili e lo sappiamo, contro Brescia in casa,
acqua chiara fuori, Napoli, anche se ha cominciato il campionato non al meglio, però comunque sappiamo che è una grandissima squadra, e poi arrivano qui a Trieste i campioni d'Europa del Recco. Dopo di queste tre partite difficili avremo il Sori fuori casa, che ha ancora 0 punti, e là dovremo cercare assolutamente di far punti fuori casa, che sono fondamentali anche per il morale della squadra. E l'ultima del girone di andata è la Lazio, che come noi è una diretta concorrente, dovremo assolutamente anche là strappare punti. Edara, che un po' oggi ha tutto tondo anche sulla pallanuoto, insomma la segue con affetto. Ma sì, io seguo tutti gli sport, però volevo fare un passaggio su Enrico Summer, perché io credo che a Trieste avere un imprenditore come lui, che ci ha messo la faccia, che si è impegnato, che ha portato una squadra di pallanuoto in A1, che ha il pubblico più numeroso, bisogna veramente fargli i complimenti, perché come dire, è un simbolo che purtroppo in altri sport non abbiamo quasi mai trovato. Ecco, quindi bravo Summer, bravi ragazzi, auguro soprattutto a Daniel, che è giovanissimo, visto che c'è Mauro Milanese qui, di fare la carriera che ha fatto Mauro, che è partito nel 94 dalle giovanili della Triestina, insomma è un po' di strada l'ha fatto, ha vinto una Europa League con l'Inter, quindi insomma credo che questi talenti triestini, ecco, siano, come dire, l'espressione del nostro territorio, anche il nostro orgoglio nello sport. Poi Mauro, non è mai facile, no? Da triestino giocare a Trieste non è facilissimo, no? No, da un lato magari c'è un po' l'emozione avere i propri genitori, i propri parenti, i propri amici in curva o in altre serie a seconda degli sport vicino, però penso che a quell'età c'è così tanto entusiasmo, così tanta voglia di fare, così tanto orgoglio di giocare con la maglia della propria città, che tante cose non ci pensi solo a fare il massimo. Poi sei giovane, quindi devi imparare, sai che sei dietro, devi correre, quindi nonostante magari i limiti che uno quando è giovane è un po' più acerbo, cerchi di superarli dando grande energia, dinamismo a prestazione, quindi raddoppi le forze, sai che giochi in casa e vuoi dimostrare con orgoglio di poterci stare. Benissimo, allora non so se siamo pronti, allora è arrivato il momento del caffè, mentre dicono grande Martina, lavoriamo nella squadra di Tele4 col numero 10, quindi Martina allenati perché l'anno prossimo giochi... Anche noi lavoriamo, vabbè, ci metteremo d'accordo. Allora, momento del caffè. La vendiamo allora. Dice posto al caffè di dello sport, il bar Unità serve solo M Caffè. Eccoci qua allora con il momento tradizionale del caffè, il mago di Mauro, ormai l'anfitrione di casa. Ha preparato l'esame. Martina approvata per i voti. 10 più, sapevo, non avevo dubbi. Bernardo, non so se ci sono altre domande da casa. Sì, dunque, le domande che sono arrivate sono soprattutto sul calcio, chiamano in causa. Vai. Anche Mauro Milanese. Dunque, la domanda che fa Manuel è: Mauro, ma avresti ancora intenzione di entrare in trattativa per comprare la Triestina? Adesso sentiamo la sua risposta, stava bevendo giustamente il caffè. Certo. Ma se la Triestina è venduta, è chiaro che tutti quanti poi sono fuori corsa. È normale che poi un'ultima considerazione si farebbe in caso questo rogito non venisse fatto. E forse a questo punto poi dopo il 30 del mese, cosa che peraltro è stata mai presa né prima dal presidente londinese né da mio cugino, perché volevano transare e conservare la categoria, quindi sarebbe eventualmente da chiedere dopo la scadenza del 30, però insomma aspettiamo poi tutti quanti venerdì, vediamo se c'è una nuova acquisizione, speriamo che sia la volta buona, che è l'augurio che qualcuno di serio, insomma, poi metta le mani sulla Triestina in maniera da dare qualche soddisfazione ai tifosi. Bernardo, una domanda per Matteo Praticò. Matteo, a quando una solida esperienza da principal coach? Questa è la domanda a Riccardo. Quando diventi capo allenatore? Sono discorsi un po' non prematuri, perché adesso comincia a essere, sono 6 anni che faccio l'assistente con Eugenio, tra l'altro ho lavorato solo con Eugenio, e diciamo che quest'estate, prima di rifirmare per Trieste, c'è stato qualcosina, però
E credo che a Trieste, come si lavora a Trieste, e che è la mia idea di come si deve lavorare nella pallacanestro, non sarei andato in posti dove potevo fare quello che mi piaceva e come mi piace farlo. Allora ho deciso di restare a Trieste perché per come allena Eugenio e come gestisce lo staff, per me è sempre, sono sempre in campo ad allenare, quindi non ho problemi di dire ah non alleno, sono sempre, e con me adesso c'è anche Marco Legovic, perché questa è un'altra cosa che secondo me va sottolineata, che a Trieste si fanno sì giocatori triestini, giovani, ma si sta cercando di creare anche allenatori, perché Legovic è un 92, certo, e ha cominciato quest'anno. Anche tu sei giovane come allenatore, sì, no? Diciamo. Sono giovane per essere allenatore. Sarei vecchio per essere un giocatore, ma sono giovane per essere un allenatore. E quindi a breve, spero, fra, adesso io ho ancora questo, un altro anno di contratto, bravo, quindi fra un paio d'anni decideremo il futuro. E ovviamente sarà, prima o poi dovrò spiccare, speriamo. Okay. Occhio Eder, perché qua si dice a tratti codi fare allenatore, ma dicono mago sindaco, non è la prima volta. Ti candidi, mago? Sì, è facile fare sindaco così. Vabbè, questa era polemica dura, però questa io l'avevo buttata a sorridere. Vabbè, qualche istante di pubblicità, ci vediamo tra poco. Intendevo che è facile con i collaboratori bravi. Di nuovo in onda, credo, qua ormai in pubblicità succede di tutto, prima o poi mandiamo in onda dietro le quinte, forse è meglio di no. Allora, a proposito di forse è meglio di no, ma insomma adesso ve la facciamo vedere, mago, leggi nei fondi del caffè per il futuro di sta povera triestina, vabbè. Solo fondi di te. Vabbè, allora, dallo sport serio, vero e proprio, passiamo ad altro, alla partita volta a raccogliere fondi per la spesa sospesa, un'iniziativa varata dal Centro Servizi di Volontariato, a cui si sono accodate poi altre realtà. Tele 4 in France contro Politici, campo del Trifoglio, campo a 7, perché noi insomma più di tanto non corriamo, Mauro Milanese sì, ma noi non ce la facciamo. Io camminavo per un momento. Beh, però camminavi con una certa classe. Il capitano dei Politici è Milano Edera, milanese tra i Friends di Tele 4, mago Di Mauro, allenatore di Tele 4 in France. Andiamo a vedere il servizio, Stabu come Luca Toni, grazie, non è vero, ma insomma io ringrazio. Andiamo a vedere il servizio della partita, che insomma... l'abbiamo buttata sul divertente, era inevitabile, vediamo. Tele 4 in France e la politica nostrana tutto tondo in campo per la solidarietà. Il campo a 7 del Trifoglio, calzoncini corti e tacchetti più o meno stagionati e un folto manipolo di amici, supporter e telespettatori a fare da cornice all'impegno per la spesa sociale ideata dal Centro Servizi Volontariato. In divisa ci sono tutti, senatori, consiglieri regionali e comunali, ex presidenti della provincia e attuali numero uno del parlamentino di Piazza Unità, giornalisti, sindacalisti e pure indipendentisti. Ma c'è soprattutto un grande del calcio che conta come Mauro Milanese, e quando il veterano Cannattaro dà simbolicamente il via alla partita non c'è amichevole che tenga. Subito più pericolosi i telequattrini del mago Di Mauro, adeguatamente coperti in difesa e pericolosi in attacco, ma bisogna fare i conti con la saracinesca Scoccimarro, l'ex presidente di Palazzo Galatti fa ammattire i televisivi, parati in presa e tuffi da acrobata, pure i pali in un paio di occasioni negano il gol agli Ancorn. I politici si mettono in mostra con Capitan Edera e l'equilibrio regge per una ventina di minuti, sicché l'ex interista si mette in proprio da fuori area, facendo spellare le mani al pubblico con un sinistro da campione. Russo, Furlanic, Barbo, De Gioia e Roberti però non ci stanno e mettono in campo tutta l'eloquenza, le gambe un po' meno. Il tè caldo si beve sull'1-0 a partita completamente aperta. Nella ripresa i politici giocano la carta degli assessori, ma nell'ex abitué della Coppa Trieste Treu, nell'uomo dei conti Montesano, riescono ad impensierire l'indipendentista Markesic, la sua porta e territorio libero da conclusioni. E allora via la girandola di occasioni a vuoto per Avarino, che
lotta come un pugile, manco fosse sul ring. Ci pensa allora il talentuoso Gulotta a raddoppiare con una bella fuga sulla sinistra, conclusa con un perfetto diagonale. Sul 2-0 il comunista Furlanic sostituisce il fratello d'Italia Scocci, che lascia il campo tra gli applausi con il titolo di Man of the Match. E allora il Ferdi trova finalmente la via del gol sulla ribattuta dal sapore titino. Gli amministratori pubblici le tentano tutte, ma Blau e Marcucci sono granitici in difesa. Il poker di Tele4 arriva grazie al sottoscritto, una scivolata tutta acido lattico sul delizioso lancio di Urizio, grazie Roby. I politici meriterebbero il gol della bandiera, ma il calcio, come spesso capita, è avaro, anzi avarino, che torna a casa con una doppietta carica per i prossimi talk show. 5-0 a parte, a tornare a casa felici sono davvero tutti. Un pomeriggio di sport, l'immancabile terzo tempo a ritmo di spritz e una soddisfacente raccolta fondi che regalerà quantomeno un sorriso a tante famiglie triestine meno fortunate. Grazie a tutti e all'anno prossimo. Quella addirittura abbiamo sollevato anche la coppa, Eda, so che un po' brucia, però insomma dai, ci siamo divertiti, vero? Però avete sbagliato nome perché dovevate chiamarvi Friends and Tele4. Friends and Tele4. Nel senso che di Tele4 eravate in tre, avete chiamato Mauro Milanese che ha vinto un'Europa League, c'erano altri due fortissimi in difesa, Martucci, insomma, Blau, tutti i giocatori insomma di un certo livello e ricordo anche ai telespettatori l'età media delle due squadre. L'età media dei politici era altina, sì. Noi avevamo infatti il prossimo anno puntate a politici e figli, giusto? Che sarebbe una bella cosa. Esatto, perché sia il figlio di Francesco Russo che di Angelo Currelli sono bravi giocatori, per cui almeno per equilibrare, perché è troppo facile vincere con giocatori così forti. Noi eravamo noi stessi, insomma, ha giocato Cannataro a 86 anni, quindi credo che ha giocato un minuto ovviamente, ma insomma avevamo 3,65 anni in campo e non era facile vincere. Ma a parte le battute è stato veramente bello, ci siamo divertiti, insomma, poi anche per noi giocare con Milanese è un divertimento, no? Io l'ho scartato un 5-6 volte. So che ha pianto dopo la partita, ma... E il mago ti ha fatto marcare. No, scusate, qua vedo Avarino come Pazzini. No, Avarino come Florin Raducioiu. Perché se ha mangiato un 15 gol a porta svoda, questo deve salvare i triestini. Dovete mostrare l'immagine del colpo di testa. Diciamo che alcune le abbiamo anche cassate perché erano troppo pesanti. Adesso ognuno racconta il suo aneddoto, perché io, insomma... Diciamo che amo il contatto fisico in campo, no? Russo ha provato a darmi uno spintone e è andato a terra lui e mi ha fatto "sono un castron", no? Dopo De Gioia ci ha riprovato, siamo andati giù tutti e due, ma insomma è stato divertente. Scusa, con le 7 promozioni del mago non potevano che vincere. Per forza, noi avevamo l'asso in panchina. E cioè, a parte gli scherzi, Mauro, grazie innanzitutto per essere stato con noi. Ricordiamo che abbiamo aiutato 8 famiglie triestine con la raccolta fondi che riceveranno la spesa gratuitamente. Quindi, insomma, alla fine abbiamo raggiunto un bel risultato. Sì, penso che questo sia il più bel risultato raggiunto. Insomma, poi il secondo sicuramente è di aver incontrato qualche amico e aver anche conosciuto personalmente quella gente che si conosce o da televisione o indirettamente, che invece magari parlandoci insieme si scopre meglio il lato umano di ogni singola persona. Quindi l'iniziativa è stata bellissima e sono venuto volentieri da Milano stare 2-3 giorni a Trieste anche a fare questa partita e ringrazio anche del vostro invito qui a Tele4 questa sera dopo tanti anni che mancavo. E insomma è sempre bello tornare a Trieste e riabbracciare un po' amici e anche conoscere qualche persona nuova come è stata questa volta. Ecco, passando alle pagelle, Scocimaro Man of the Match, no? Sì, secondo me, nonostante il risultato di 5-0, il portiere lo... Era bravo, anche era bravo. Anche se il risultato, penso, è una cosa meno che interessante, certo, del pomeriggio. Certo, certo. Mago, le tue considerazioni, allora, la disamina del mister, partendo da Bernardo che specifichiamo una cosa, che Mauro... Non gli abbiamo pagato il biglietto, è venuto da solo da Milano. Io volevo dire che Scocimaro è stato una cogliona, mi ha meravigliato perché non lo conoscevo da portiere.
Edera non lo conoscevo direttamente, solo per i voti, però mi ha messo in pensiero quando ha preso il palo dopo due secondi. Ho detto niente. Avevo dietro, come si chiama, Marchesic, che sicuramente prenderà un po' di voti in più dopo questa partita. Ok, per, quindi per, gli indipendentisti sono contenti. Per la gara a sindaco di Trieste. Poi i difensori, devo dire la verità, Martucci e Blau sono Bonucci e Chiellini. In mezzo si poteva dire, non so, Barzagli, no? Avevamo in prestito Beckenbauer dal Bayern. Poi Urizio si è sacrificato, devo dire la verità, si è sacrificato molto, ha giocato anche meno, però insomma ha dato il suo contributo. L'altro centrocampista invece, che è il medico, il dottore del centrocampo, Gugliotta, ha fatto un gran gol. Adesso devo dire una cosa, il gran gol di Mauro Bignanese non ha rivali, non si però dispone. I tre dell'Ave Maria, che è Gugliotta, Avarino e Marco, hanno fatto 1-1-2. Allora Marco è un pivot trasformato nel calcio, perché sicuramente, però le prende tutte, però prende anche molte lineate, come devo dire. Avarino è un funambulo, molto difficile da tenerlo, però ha fatto due gol, e chi segna, Mauro sa benissimo, chi la mette dentro è sempre il migliore. E devo dire la verità, però penso che domenica sera non abbia cenato, perché ha mangiato in campo gol. E vabbè. Bene, allora, si è sentita l'assenza di De Grao, che sarebbe Lorenzo De Grassi di City Sport, che è un altro abitué del calcetto del giovedì, che mi sa che si amplierà anche a Edera, che la prossima settimana viene a giocare con noi. Io giovedì vengo a giocare, sì. Ma mi domando, come mai non avete fatto giocare Scaramucci? Io volevo andare in campo Scaramucci. Sapevo. Mi sa che Enrico la prossima volta in arrivo. Arriverà anche lui. Allora, torniamo seri, perché da casa se no dicono voi ragazzi, ma noi vogliamo vedere qualcosa di sport vero. Passiamo alla pallamano, che ha vinto con le PAN. Bella vittoria, 14 punti classifica, le interviste e le immagini. Ah, sono fatta, ma i tre punti erano fondamentali. Ma è da 10 giorni che sto richiamando l'attenzione su sto EPAN, che ha una classifica veramente strana e merita molto di più. Abbiamo visto oggi, hanno lottato, devo dire la verità, i nostri ragazzi hanno guidato bene, c'è stato un po' a livello mentale un calo, ma poi abbiamo reagito dopo un super capitano e un super portiere, abbiamo portato a casa questi importantissimi punti. Ecco, cosa ti è piaciuto e cosa ti è meno piaciuto oggi della squadra? Ma l'atteggiamento in attacco nel primo tempo non mi è piaciuto, perché abbiamo cominciato a giocare cercando soluzioni difficili che non sono le nostre soluzioni, anzi. Poi è piaciuto la difesa e l'orgoglio nel secondo tempo dei ragazzi, Visentin, Max, Pernic, hanno giocato veramente bene in difesa. Ti aspettavi una gara così? Questa era la gara, questo sapevo, l'EPA ogni partita ha fatto di questi livelli, è così. Radojkovic, un'importante vittoria quella di quest'oggi, i tre punti sono arrivati. Ma sì, sicuramente ci servivano tre punti, abbiamo già perso in casa col Brixen e qui a Chiavola non dobbiamo concedere punti a nessuno. Speriamo di migliorare ancora, perché facciamo un po' di fatica, però oggi l'importante era vincere e abbiamo vinto. Una grande lotta. Sì, è stata dura fino alla fine, abbiamo visto. L'Epone è una buona squadra, lo sapevamo. E ci aspettavamo una partita così, alla fine siamo riusciti ad essere un po' più bravi. Castillo, una gara equilibrata, poi cosa vi è mancato? Gara equilibrata dall'inizio fino alla fine, siamo stati lì e abbiamo provato anche fino alla fine, abbiamo avuto pure il tiro franco all'ultimo a tempo scaduto, ma da una distanza considerevole che era difficile realizzare. Cosa ci è mancato? Analizzeremo la partita e vedremo, non te lo so dire adesso, magari nei momenti clou non abbiamo difeso o sono stati bravi loro ad attaccare. Bene, allora, quindi risultato utile anche per la pallamano. Volevo tornare al basket, perché Matteo, c'è da lanciare questa sfida, mentre da casa risponde Ferdinando Avarino, l'ho fatto per lo spettacolo, non potevamo chiudere subito la partita. Vabbè,
Ok, lasciamo perdere. No comment su Avarino, che torna sul ring come sempre tra giovedì e venerdì. Chissà se sarà scatenato come in campo, vedremo. Matteo, c'è da lanciare questa bellissima sfida, no? Perché Trieste-Treviso è stata per decenni una grande partita di Serie 1. Giochiamo, diciamo, al piano inferiore, ma è una partita bella, importante. C'è una cornice di pubblico che segue la squadra al Palaverde, che forse è l'unica paragonabile a quella di Trieste. E quindi è anche l'appuntamento giusto per i tifosi per fare una trasferta. Sì, credo tra l'altro che ci stiano organizzando. Ci sono i pullman. E quindi è un'ottima notizia, anche perché sarebbe bello che qualche ragazzo giovane venisse a vedere la partita al Palaverde, perché è un palazzetto che ha dato tanto al basket italiano, e quindi entrare in queste strutture dove si è giocato del basket a livello incredibile, secondo me chi è appassionato di pallacanestro non può non andare in questi posti, a Paradozza. Io adesso stavo preparando la partita di Treviso e guardavo, ieri hanno giocato Bologna a Treviso, è una partita da Euro, cioè a livello di pubblico era una roba... Era una finale scudetto di qualche... Incredibile, in Serie A non ci sono tifoserie come quelle di Bologna, di Treviso, di Trieste, e quindi è una partita sicuramente che... per loro sarà importante, perché vengono da due sconfitte consecutive dopo aver fatto sei vittorie di fila. Certo. E per noi arriva l'ennesima trasferta, e arriva una trasferta difficile per provare a sbloccarci. Però sono sicuro che non dobbiamo avere il timore del Palaverde, perché giochiamo sempre davanti a tanta gente, e se c'è qualcuno in più sicuramente non dovremmo aver paura di esprimere il nostro basket. Ed era forse, insomma, l'occasione anche per andare con qualche amico in trasferta, no? È una bella partita questa. Ma io in trasferta ci vado volentieri, domenica con Treviso potrebbe essere una bella occasione, per cui perché no? Insomma, io poi ci tengo molto a questa squadra, perché mi sento spesso anche con Mario Ghiacci, insomma c'è un ottimo rapporto con la società, anzi anche cerchiamo di dare una mano concreta, e anche penso che insomma sia una bella espressione, anche ci sono tanti ragazzi triestini adesso, insomma mi piace così. Allora sentiamolo, a proposito, il ragazzo triestino Andrea Pecile, subito dopo la partita, che analizza anche il perché la squadra si esprima tanto meglio in casa piuttosto che in trasferta. Andrea Pecile. Sì, una bella risposta, perché è sempre la strada nostra quella dell'intensità, della difesa, del trovare, di proporre anche un gioco frizzante di energia, e ovviamente in trasferta stiamo facendo molta fatica a farlo per 40 minuti, per cui ci capita delle volte di farlo per 10, certe volte un po' di più, certe volte andiamo in bambola, oppure le nostre pause son più lunghe. Anche oggi la pausa del terzo quarto è una cosa che ci deve far riflettere, è una cosa in cui dobbiamo credere nel lavoro quotidiano, quindi dobbiamo trovare una soluzione nel lavoro. È chiaro che in casa, quando poi c'è la gente, c'è l'amorosa che ti guarda, la mamma che ti guarda e gli amici che ti guardano, tiri fuori quel qualcosa in più che in trasferta non c'è. Però la sensazione di defiance un attimino del terzo quarto è una cosa che bisogna analizzare e continuare a lavorare con la serenità di aver vinto e di aver fatto un bel passo anche in avanti, stabilendo che in casa siamo questi, ecco. Matteo, con la speranza naturalmente di averlo ancora per tanto tempo in campo, ma è un futuro allenatore anche lui? Andrea? Sì. Secondo me sì, perché ha giocato a livelli anche lui altissimi. Ma non è solo quello, perché ci sono tanti giocatori che giocano a livelli alti ma non sono in grado di fare l'allenato. Lui ha proprio la passione e ha, secondo me, l'intelligenza e la mentalità per fare l'allenatore. Non è perché è diverso fare il giocatore, certo, e fare l'allenatore. È totalmente diverso, ma lui secondo me è già avanti. Dopo non so se nei suoi desideri sia quello di fare l'allenatore, però secondo me lui sarebbe un bravo allenatore. Bernardo. Ho una domanda per Mauro Milanese, una domanda che proviene da Valerio. Valerio domanda: Mauro, che progetto avevi o hai per la Triestina e con chi altro?
No, è un po' questo progetto prima di, del mio ex presidente, che è poi italiano, che vive da 40 anni a Londra, però è quello di prendere la Triestina, poi quello di mio cugino mi aveva tenuto un po' vincolato a non partire in Italia con altre cose, quindi chiaramente devo dare la mia disponibilità a entrambi due le persone nel caso in cui ci fosse stata l'acquisizione, insomma, di essere presente. Adesso che questa trattativa, insomma, è sfumata, penso che Gianni Palladini voglia prendere una squadra in Inghilterra e quindi in quel caso seguirei da direttore sportivo lì, altrimenti se le cose poi andranno troppo a lungo è chiaro che sono italiano, il calcio italiano mi piace, cerco una sistemazione in Italia, insomma il mio progetto è quello di aspettare un attimo per andare in Inghilterra al momento. Bene, Bernardo, qualche altra domanda? È arrivato in questo momento, infatti me la stavo segnando, Francesco domanda, ma cosa spinge una persona ad imbarcarsi in una situazione così complicata come una squadra di calcio? Devo rispondere io? Ma tu insomma che sei dell'ambiente, poi ricordiamo che anche con le tue esperienze per esempio a Varese di gestione dal punto di vista sportivo, insomma hai fatto, hai ottenuto anche dei grandi risultati nel valorizzare per esempio i giocatori. Sì, abbiamo sfiorato la Serie A nella finale contro Sampdoria, ma Sampdoria sappiamo che tipi di giocatori poi ha, Eder, giochiamo contro questi, Palombo che oggi giocano in Europa. No, per Trieste era una cosa, insomma, perché sono andato qua, sicuramente la categoria, se è stata un'altra squadra, insomma non avrei fatto sicuramente, non avrei avuto questo interessamento, essendo nato a Trieste, ho fatto le giovanili qua, ho fatto 2 anni in prima squadra, a Trieste, chiaramente per me era un tornare a casa e cercare un pochettino di voler tornare a avere quelle cose che avevamo prima, che magari adesso il calcio è diventato un po' più uno sport di business, eccetera, eccetera, però coltivare un po' i rapporti con le squadre dilettanti, far sì che arrivare in prima squadra un triestino possa migliorare, esordire, che sia un valore quello di giocare davanti al proprio pubblico, magari continuare poi per la propria carriera o solamente già come traguardo della prima squadra, sia una cosa importante. Aumentare un po' anche l'entusiasmo, ritornare al numero di club che amo una volta. Secondo me Trieste è sempre stata una città di grande valore sportivo. Io quando ero ragazzo a Cividin era la squadra di pallamano che vinceva sempre gli scudetti e forse tutti i componenti nazionali erano fatti dalla nostra squadra. La Stefanel Trieste dominava in A1 in lungo e largo, tanto che poi si è trasferito a Milano con gli stessi giocatori. La Triestina era in B che lottava per andare in Serie A, insomma è sempre stata una città che se le cose sono fatte bene c'è una grossa passione. Penso quando giocavo in C con le stesse difficoltà, che poi è stato l'anno del fallimento, che siamo arrivati quarti, mi ricordo c'era Bologna, Chievo, squadroni anche importanti, abbiamo vinto la Coppa Italia contro il Perugia ugualmente. E avevamo 12.000 spettatori anche a un prezzo agevolato, perché mi ricordo era 50.000 lire, però un prezzo agevolato, ma 12.000 spettatori abbonati vuol dire che non giocavamo mai con meno di 15.000 persone. Quindi per me la prova di Trieste, sapendo tutte queste cose, sono andato qua, mi dava un po' lo stimolo di cercare a tornare un pochettino a quello che era prima. So, se le cose sono fatte seriamente, il pubblico di Trieste risponde, al di là delle categorie, qui insomma si partì da un punto così basso che si poteva far solo meglio, forse per me è stato quello. Mago, Milanese giustamente ci riporta a dei ricordi che sono straordinari. La Coppa Italia con Buffoni eccetera, no? Quella volta. Sì. Ma poi per me, il papà da bambino mi portava allo stadio, sì, sopra giù, a Salgrezza sul tettino, facevo la catapalle, mi ricordo sono andato in treno a 10.000 spettatori. Dopo mi ricordo, sì, no? Proprio da ragazzo, 10.000 spettatori a Ferrara per vedere la partita della Spal, sì. Sono partito col treno, ho questi ricordi così, insomma è anche bello. Io rispondere a quello chi fa, Presidenti, perché noi abbiamo un esempio talmente tangibile che dopo Berti ce ne sono stati 4. Abbiamo fallito con tutti e 4. Evidentemente loro cercano qualcosa per guadagnare, non per perdere. Dopo il caso è questo qua, rimangono immotivati su qualche... Loro, prima io ho fatto Tonellotto, Aletti, Fantinè e anche Berti. L'ultimo per fortuna no. Però dicevo appunto, la prima cosa che diceva Aletti,
ha riunito tutti quelli del calcio giovanile, io e Franco Schiraldi. La prima cosa che ha detto: adesso cominciamo a fare dei tornei allo stadio, perché vedono questo stadio, tornei, invitiamo l'Everton, invitiamo il Milan, e così incassiamo. La prima cosa che faceva quella roba, e noi ci guardavamo in faccia e dicevamo: ciao, qua siamo nella proprio fino a sola la testa. Ma abbiamo nascosto i soldi dei genitori che pagavano per i ragazzi, dicevamo che non li prendevamo, avevamo aperto un piccolo conto in banca, perché loro pagavano 350 euro all'anno, li abbiamo nascosti per finire il campionato. E ogni giorno hanno pagato? No, purtroppo non li paga, così ogni giorno. E vabbè, a proposito invece di triestini che si fanno valere anche in altre discipline, come ovviamente il basket, diversi messaggi per quanto riguarda Tonut e Ruzier, Matteo, che si fanno valere anche a Venezia, anche adesso insomma dando delle prove importanti anche in Serie A1 e pian pianino guadagnandosi, ritagliandosi lo spazio che meritano. Sì, Michele è già il secondo anno, quindi è un po' più facile rispetto a Stefano. Certo. Che tra l'altro ha davanti più di un giocatore. Una raffica di americani. Esatto, diciamo. Per lui sicuramente è un po' più difficile, perché Michele gioca con davanti solo l'americano. Quindi... Però è vero che Michele ha un ruolo molto difficile facendo playmaker. Stefano, sono convinto che se avrà le giuste possibilità, e ieri l'ha avute, ha dimostrato cos'è, può fare un grande campionato e può dare una mano reale a Venezia, non perché deve giocare perché è giovane, gioca perché è bravo. Perché secondo me deve giocare perché è bravo, come deve giocare Michele perché è bravo, non giocano perché devono giocare i giovani. Della Valle gioca a Reggio Emilia perché è bravo, non gioca perché è giovane, giocano i bravi. Ed era Tonut l'anno scorso, ci ha veramente entusiasmato a tutti. Vabbè, sicuramente. Però diciamo che anche Reggio Emilia ha una politica forse un poco diversa rispetto all'umana Venezia, forse valorizza un poco di più anche gli italiani. Insomma, mi ricordo lo scorso campionato che è sfumato per l'ultima partita contro Sassari e c'erano tanti italiani in campo, e se non si fosse infortunato il play, quello ragazzo giovane, forse potevano vincere. E infatti questo dimostra che probabilmente la maggior parte delle squadre non hanno... o seguono secondo me una politica, secondo me non sbagliata, perché ognuno con i soldi che ha li spende come vuole, però Reggio Emilia è Capodorlando quest'anno, che è un playmaker del 95, ricordo, che è la Quintana italiano, sta dimostrando che il basket italiano non è poi così morto, anzi, però bisogna farli giocare i giovani, no? Non puoi dire sì, dobbiamo far giocare i giovani e poi non giocano. Io, a me, anzi, piacerebbe, come sarebbe piaciuto vedere quest'anno, con tutto rispetto per Poeta, per Vitali, a me sarebbe piaciuto vedere 10 giocatori titolari, Gallinari, Bellinelli, e mi sarebbe piaciuto vedere Stefano, Michele, Flaccadori, che è un 96 che gioca a 3, cioè chi doveva giocare di meno, magari non chiamare il solito vecchio, tra virgolette, perché magari ha già fatto ma portare ragazzi che magari fra 2-3 anni devono fare un europeo, devono fare un'olimpiade. In nazionale, i ragazzi di prospettiva ad imparare anche dai talenti. Secondo me, piuttosto che andare a fare sì le nazionali sperimentali, che va bene tutto, però secondo me fare 2 mesi con Gallinari, Datome, eccetera, eccetera. Cresci, certo. È un'altra cosa. Certo. Posso fare io una domanda a tutti e quattro? Perché ci sono due allenatori e due giocatori, insomma, tu ex, ma insomma dirigente sportivo, ma non hai fatto allenatore, una parentesi mi pare, hai fatto anche allenatore, no? Sì, in Inghilterra, ma lì era tipo manager, nel senso che l'allenatore e dirigente sportivo è la stessa persona. Ecco, la domanda è questa: quanto conta un allenatore per la carriera di un giovane e di un giocatore? Vedi Gigi Simoni per Mauro Milanese piuttosto che Dalmasson per Tonut o per te Piccardo, non so, mi interessa molto sapere. Partiamo dal più giovane. Beh, diciamo che l'allenatore, penso, per una crescita di un ragazzo, differentemente dall'età giovane o anche più vecchio, sia fondamentale. L'allenatore alla fin fine
ti spinge verso una direzione di un metodo di gioco, di un approccio allo sport, sia sociale, anche non solo tatticamente, tecnicamente. Un allenatore fa anche questo e non deve, non bisogna sottovalutare questo aspetto, sicuramente. Sì, no, avere degli allenatori che ti stimano sicuramente ti possono agevolare, anche se poi nell'arco di tutto l'anno te lo devi sempre un po' meritare ancora un po' di più, perché quando viene chiamato un allenatore che conosci devi anche dimostrare di non essere un privilegiato rispetto agli altri, anzi gli allenatori di solito ti danno qualcosa in meno per far vedere che tolgono qualcosa dallo spogliatoio, quindi insomma ti danno uno grosso stimolo, sapendoci una stima, ma che comunque non ti si regala niente. Io ho avuto Gigi Simoni a Cremona, me lo sono trovato perché lui mi aveva scelto dopo il fallimento a Triestina Erminio Favalli, che veniva dalle nazionali DC e le partite. Me lo sono trovato a Cremona, dopo che siamo divisi, io sono andato a Torino, poi mi ha rivoluto a Napoli, poi pensavo di andare con lui all'Inter, invece è andato all'Inter e io sono andato al Parma, ma dopo sei mesi, non avendo poi un terzo di ruolo, sono andato a Milano, quindi quella conoscenza a Cremona, anche se non è stata diciamo in progressione, tanti allenatori, sì, è stato importante, perché magari si innamorano anche di te dal punto di vista come ragazzo, come ti alleni, come ti comporti in spogliatoio, non solo a livello di prestazioni sportive, che magari sanno quello che tecnicamente o tatticamente puoi fare o dare, quindi sanno come ti comporti durante l'anno e sanno che di te posso sempre contare, quindi tu sei portato a dare il massimo per loro, quindi quando sei giovane questo è molto importante. Poi penso che quando ti trovi in squadra con Ronaldo, quello vero, come dicono molti, Baggio e compagnia, le motivazioni ti vengono da sole. Sì, penso, sì, no? Beh, lì solo fare un torello iniziamento con Baggio, Pirlo, Ronaldo, Djorkaeff, Moriero, Simeone, insomma, sai che se cominci in mezzo quasi non esci più. O migliori tanto veloce, se no fai delle grosse sudate, perché poi ognuno deve mettere in mostra le proprie qualità. Io sono più fisiche che tecniche, quindi insomma poi migliori anche presto, quindi capisco anche il discorso fatto prima nella pallacanestro, che andare a giocare veramente con i più bravi si migliora subito, soprattutto quando sei giovane, magari si concede qualcosa all'inizio, ma chi poi è bravo arriva prima, e questo poi fa sì che uno più velocemente impari le cose e giochi ad alto livello. Certo. Chiudiamo il giro con Matteo, che insomma ha questo ruolo, no? E poi soprattutto hai questo ruolo di anno in anno con talenti giovani, italiani ma anche stranieri giovani, ai quali, come dire, bisogna fare un doppio lavoro, no? Il lavoro tecnico-tattico, ma anche poi l'adattamento alla realtà che si trovano a vedere molto spesso, come nel caso per esempio di Parks, ma l'anno scorso anche di Holloway e così via, per la prima volta quelli italiani. Sì, diciamo che secondo me la distinzione tra allenatore giovanile e allenatore di prima squadra va fatta in questi casi, perché è fondamentale che l'allenatore di settore giovanile deve costruire i giocatori, no? Purtroppo ormai anche a livello giovanile il risultato è diventato la cosa più importante, mentre il risultato deve venire attraverso il miglioramento dei giocatori. Secondo me noi avevamo Comusso l'altro anno, che era un fenomeno, adesso a Bologna. Super. Quest'anno secondo me abbiamo preso un altro fenomeno, che è Alessandro Nocera, che viene dalla Stella Azzurra Roma, e abbiamo fatto un acquisto secondo me incredibile e che bisogna tenersi stretto, perché lui, io l'ho visto lavorare, è il tipo di allenatore che ti fa diventare giocatore. Dopo è ovvio che ogni ragazzo deve avere voglia, passione, deve rinunciare a qualcosa. Però mettendo che ci sia questo in ognuno dei ragazzi che giocano, che fanno sport, certo, avere un allenatore come Alessandro Nocera secondo me ti porta ad alto livello. Per me basta vedere adesso, non so, Ferraro, che adesso è stabile e fa allenamento con la prima squadra, i due gemelli Gobatto che sono arrivati dall'Azzurra, Donda che è arrivato dall'Azzurra, sono tutti ragazzi che a inizio anno faticavano a stare in campo in allenamento, mentre adesso sono in grado di tenere 2 ore di allenamento con la prima squadra. Questo in 3 mesi, 2 mesi e mezzo di lavoro, secondo me è un risultato incredibile. E anche ieri, quel minuto che hanno giocato, sì, partita morta, però
Gobato non ha fatto una palla persa, Donda ha preso un rimbalzo, e secondo me da là bisogna partire, e da là si capisce quanto l'allenatore, soprattutto di settore giovanile, deve lavorare su queste situazioni qua. Non deve cercare il risultato a ogni costo, perché se tu cerchi il risultato a ogni costo, probabilmente sì, vinci, ma tiri fuori uno, due giocatori in 10 anni. Ed è quello probabilmente che è successo in tanti anni in Italia. Cioè si è fatto tutto per vincere gli scudetti giovanili, non per creare giocatori. A proposito di giocatori, dobbiamo ancora sentire Pipitone, uno dei migliori, miglior prestazione sino a questo momento con Trieste, dalla sala stampa di ieri. La legge dell'ex, diciamo così, questa partita era ancora più difficile con un avversario come Berkic sotto le plance, ma ci sei riuscito con la miglior prova stagionale. Sì, sinceramente è stata un'emozione, posso dire anche unica, perché era la prima volta che mi capitava di giocare contro la mia ex squadra, anche perché ho giocato in due squadre, quindi era difficile. E emozione unica anche giocare un giocatore del marcare un giocatore del calibro di Berkic, dove comunque non ci avevo mai giocato contro, è un giocatore molto forte, molto tosto, ma per fortuna è andata così, diamola così. Cosa è scattato oggi? Perché effettivamente così intenso sotto le planche in attacco, ma anche in difesa, non ti avevamo mai visto in campionato quest'anno. È scattato qualcosa grazie ai compagni e all'allenatore, a tutti, perché comunque sono continuato ad allenare molto duramente per riuscire a ripetere queste, a fare queste prestazioni che purtroppo non son venute fuori, ma anche per colpa mia, e non sto dando la colpa agli altri. Quindi devo dire che è scattato qualcosa grazie a Pecile, che mi ha aiutato molto con numerosi consigli, ad Almasson, che mi ha dato numerosi consigli ed è stato sempre lì con me, e quindi non posso che dire che questo è il lavoro di tutti. 4 vittorie in casa, ma problemi in trasferta. Cosa succede lontano dal Pallarubini quando arriva il parziale? Non c'è la stessa capacità di ribaltare, diciamo così, che c'è stata anche oggi, per esempio, tra il terzo e il quarto quarto? Beh sì, ma questo è un campionato molto tosto, molto equilibrato, e vincere in trasferta comunque è molto difficile, perché non siamo gli unici ad avere questo problema. Molte squadre hanno il problema di vincere in trasferta. A noi manca ancora quel guizzo per riuscire a portare la partita sui nostri binari, su come le impostiamo noi in trasferta parlando, e quindi pecchiamo un po' in questo. Domenica partita di cartello a Treviso, battuta tra l'altro in pre-season 2 volte da Trieste, è anche l'occasione giusta per i tifosi magari per accompagnarvi a Treviso e darvi come dire, un supporto in più. Sì, Treviso ci aspetta una battaglia senza tanti giri di parole, comunque loro vengono da 2 sconfitte, uno in casa con Imola e uno oggi a Bologna, quindi sicuramente avranno gli occhi di fuoco, mettiamola così, saranno molto carichi, perché vorranno ritornare a vincere, proveranno a farlo contro di noi. Noi proveremo a rendergli la vita dura. Eccoci qua, allora non abbiamo mostrato la Coppa Tele 4, praticamente insomma, battezzata in maniera quasi sudamericana, quella che quest'anno terrà in redazione Tele 4, ma che torna in palio la prossima edizione, Emiliano, giusto? Beh, sicuramente sì, insomma, ripeto, noi faremo politici e figli. Dopo, se voi chiamerete Mauro Milanese, Godeas, Cristiano Ronaldo, chiamate chi volete, noi saremo noi. Va bene, va bene. Insomma, prossimo anno giocano anche i figli. Intanto, invece, Daniel, sabato c'è un altro appuntamento importantissimo alla Piscina Bianchi, perché arriva uno squadrone come Brescia. Sì, sabato giochiamo di nuovo in casa alle 16, invito tutti a venire in piscina. Giochiamo contro Brescia, come ho detto prima, una squadra che gioca a ritmi altissimi, è una squadra che è tra le favorite dello scudetto insieme al Recco quest'anno, non ha ancora perso una partita, noi faremo la nostra partita cercando di fare il meglio possibile, e dopo dal campo ogni cosa può succedere. Chiaramente adesso si gioca anche con maggiore serenità, no? Perché i punti sono arrivati, siete entrati in forma e soprattutto vi siete adattati al livello, quindi queste partite con avversari super si giocano anche con maggiore diciamo così, mente sgombra e serenità. Certo, ogni cosa però ha un limite, ovviamente, perché se giochi con la mente troppo libera con queste squadre qua, rischi veramente di andare al punteggio tanto alto. Cioè, insomma, quindi, rischi di prendere l'imbarcata. Esatto, quindi bisogna sempre cercare di fare un'ottima gara, anche in vista delle partite future, perché con queste squadre veramente forti prepari al meglio
la partita decisiva. Per questo ogni tanto in settimana andiamo da loro a Brescia, certo, a giocare qualche partita amichevole, qualche giorno, in modo tale da abituarci ancora sempre di più a questo. Quindi avete il vantaggio di conoscere anche l'avversario molto bene in questo caso? Sì, questo sì, abbiamo fatto sia quest'anno che l'anno scorso, che era ancora peggio il gap, lo conosciamo bene. Stefano è molto amico anche dell'allenatore del Brescia, si conoscono e sì, abbiamo giocato tante volte insieme. Allora, raffica finale di Bernardo sulle minors calcistiche triestine. Occhio che come sempre il mago ti osserva. Bene, allora partiamo dalla Serie D, perché oltre alla Triestina che ha perso contro il Giorgione, ha giocato anche il Monfalcone, che ha pareggiato a Mestre contro chiaramente la squadra locale per 1-1. La rete del Monfalcone, la sigla di Bertoni, che fra l'altro è un ragazzo ex triestina di 2 anni fa. Poi Eccellenza con il Crass Repen, che vince vince in casa propria contro il Tor Viscosa, 2-0, gol di Tomizza e Stancic. Poi Rivignano Vesne è finita 0-5, mentre in promozione Primorie che Gonarzo 2-1, San Luigi Sant'Andrea 2-1, San Giorgina San Giovanni 1-1, Sistiana Valnatisone 2-2, Zaure Juventina 1-2, Trieste Calcio Costalunga 0-1, quindi vince il Costalunga con il gol di Steiner. Poi in prima categoria Breg e Domio 0-1, Gradese Zaria 2-1, in seconda categoria tante squadre locali impegnate, Audax Chiarvole finita 0-3, mentre Ruda Gaia 7-1 con l'unico gol del Gaia di Maschietto, Muglia Campanelle 0-0, Primorie Azzurra 7-0 con il rigore di Romano, 2 gol per Marchetti, doppietta per Nigris, doppietta di Metuglio, Roianese Sagrado 9-1, risultati molto larghi come reti messe a segno, Romana Alabarda 4-0, Villesse Montebello Don Bosco 3-1, in terza categoria CGS Staranzano 2-1 con il rigore del sempreverde Pase e di Franforte, poi Malisana Aurisina 0-0 e Poggio Opicina 1-1. Benissimo, allora, risultati completissimi, Mago, nelle minors, insomma, risultati belli, belli, belli ampi a livello di gol, no? Avranno fatto nottate, non so, come si chiama, non bianche ma rosse. Perché... No, va bene. Ok, allora, grazie a tutti gli ospiti del Caffè dello Sport, grazie alla nostra Martina per il caffè, come sempre, appuntamento la settimana prossima, sempre alle 21 su Tele4. Ciao!